Costa di meno. Chi è che bussa? È sempre lei, non è possibile. No, anche oggi. Permessa, buongiorno. Ho trovato chiave con scritta figa. De chi è? Lilia, faccia il giro della radio e vada a chiedere. Non vedi che siamo in onda? Ma poi con scritto figa, è scura. Io pensavo che era del figlio di... Ecco, brava, perché non vai in Thailandia e chiede a lui? Ecco, oh, Madonna delle Rose, io sono sicuro che è lui. Che quello sta sempre in discoteca. Scusi, ma cosa c'entra la discoteca adesso? Cosa c'entra. Quello è Purcacchion. Io prima ero innamorata di lui, che mi aveva indottorato. Ma adesso io cerco solo bravi ragazzi. Brava. Come a Pippa. Ma Pippa è così solo da quando c'è Carlotta. Se l'avessi conosciuto prima, secondo me è meglio il figlio di... Senza offesa, Pippo. Ecco, bravo. Anche secondo me, comunque. Bravo. Pippo, bravo. Non fare così. Chi voglia te? Sì. Però tu fai una promessa a me. Quale? Ma che fa? Cos'è? Perché non lavi un po'? Si cazza ascelle la mattina, che ogni volta che entro quando respiro. E poi devo abbozzare addirittura in apnea. Ma come si permette, scusi? Mamma mia, chiude bocca. Ecco allora che sto puzzo. Non era ascella di Pippo, era bocca delle anne. Ma... Oh, brava Lilia, anche se adesso basta perché hai rotto. Oh no, io esce e non pulisce proprio allora oggi. Pippo, pure tu però, con quest'alito. Ma si è detto a te prima, scusa, io ieri ho mangiato riso, patate e cozze, mi sarà rimasto sullo stomaco. Poi tu l'assaggi pure quando lo faccio, cosa vuoi? Dai, Leo, mangi la fagiolata brasiliana. Ma che, se n'è andata? Vabbè, così. Però abbiamo trovato il modo per cacciarla ogni volta. Io con l'ascella, vai. N2O. Un mondo allo stato puro.